2012, per effetto della crisi, soprattutto del comparto dell'edilizia, la multinazionale NSG decide di chiudere il forno qui a Porto Marghera. Ci siamo trovati a dover affrontare la chiusura dell'impianto principale, lavorare solamente con una seconda lavorazione al magazzino spedizioni. Questo ha comportato naturalmente l'accesso agli ammortizzatori sociali, al contratto di solidarietà, lavorare 8 giorni al mese fino ad oggi, quindi 4 anni e mezzo, quasi 5 anni, con l'angoscia di vedere chiuso del tutto l'impianto e ovviamente non avere più il posto di lavoro. Quest'estate, a luglio del 2016, nasce questa idea da parte del gruppo, inserire Porto Marghera all'interno di un investimento che dovrebbe vedere il rifacimento di due forni in Germania e quindi con la conseguente mancanza di produzione di vetro nel mercato europeo. Il forno, quando è stato spento però in maniera tale da non perdere del tutto l'impianto, la struttura, e questo chiaramente è stato voluto fortemente dai sindacati. Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune si sono attivate molto molto celermente. Almeno possiamo dire che per una volta le istituzioni hanno funzionato al meglio. Questo esempio di riapertura è, come dire, un fatto importantissimo. Ci vuole la volontà per riaprire, per riavere le industrie, ci vuole la volontà. Queste aree di Porto Marghera sono aree industriali, tali devono rimanere. Ci saranno circa, più o meno, a spanne da quello che abbiamo previsto, dalle 40 alle 50 assunzioni. L'Expo è nato in un tempo brevissimo, ha fallito. Per mettere a posto un'industria, per fare qualche investimento c'è un vaglio dal punto di vista burocratico che è pazzesco. Questa cosa ha fatto desistere molte aziende. Chiediamo alla politica un maggiore interesse alle attività produttive di questo paese, soprattutto nel nostro territorio.